Quelle che ha portato Francesco Intini, bentornato, buon pomeriggio, ciao Michele, come stai? Bene, allora, grazie. Che meraviglia, oggi di cosa ci occupiamo? Oggi facciamo vedere come ottenere delle nuove piante. Le tecniche di moltiplicazione delle piante sono diverse, possiamo ottenere nuove piante dalla semina, dalla propaggine, dalla margotta, ma una delle tecniche più frequenti, quella base nelle aziende vivaistiche, è la talea. Talea è il termine con cui si indica una porzione di pianta in grado di generare un nuovo individuo. Quindi, autonomo. Non è siciliano. Non è siciliano. Talea, guarda. Talea. No! E questo è il momento ideale per fare questa operazione, perché la natura è in pieno risveglio, in piena energia. E ma anche, scusa, ti interrompo, anche per le piante che abbiamo in casa? In casa, sì, è il momento in cui si sta tutto risvegliando, la linfa è più attiva nella pianta. Perfetto. Quindi consente di ottenere dei buoni risultati nella moltiplicazione. Dicevi che hai portato? Ho portato delle piante che in genere vengono utilizzate per creare delle bordure o delle siepi e che ho scelto appositamente prive di fiore, perché è controindicato eseguire una talea quando la pianta è in fioritura, perché sta investendo delle energie per fiorire e pensa meno a radicare. Quindi nel fare delle talee utilizziamo la pianta non ancora fiorita. Per esempio, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo andare a raccogliere la talea sulla pianta. Staccheremo un segmento della pianta di circa 10 centimetri. In questo caso sto staccando un segmento di mirto. Ma così, preso a caso, o devo essere un esperto come te? Dobbiamo rispettare alcune caratteristiche. Una dimensione di circa 10 centimetri, utilizzare delle lame ben affilate, il taglio deve essere netto. Ok. E dobbiamo preparare la talea per la messa a dimora. Questo vorrà dire eliminare tutte le foglie che si trovano nella parte bassa della talea. Ecco. Perché dobbiamo rendere liberi i nodi che poi andranno collocati nel terreno e da cui si svilupperanno le nuove radici della pianta. Quindi sto eliminando tutte quelle che sono le parti eccessive. Anche possiamo ridurre il più possibile l'apparato fogliare, la parte verde della pianta, perché attraverso la foglia la pianta traspira, perde acqua, e siccome è importante, perché avvenga la radicazione, conservare quest'acqua, riduciamo il più possibile le parti verdi. Senza paura di farle del male. Agevoliamo la radicazione della pianta. Al contrario. Senti, questo punto, il terriccio è importante. È importantissimo. Ci sono dei terricci specifici per le talee, li abbiamo già utilizzati per la semina. È un terriccio composto da torba scura e da perlite. L'uno è un elemento che trattiene l'umidità e l'altra impedisce che questa umidità sia eccessiva e che possa far quindi marcire la talea. Per crearci il contenitore in cui fare queste talee possiamo riciclare. In casa tutti abbiamo le cassettine con cui acquistiamo le fragole, acquistiamo i pomodori. Possiamo utilizzarle come piccole serre. Ma anche serre. Se hanno dei buchi. I fori sono importanti per far fuoriuscire l'acqua. Anzi, se non ci fossero, l'accorgimento sarebbe quello di praticarli. Okay. Quindi riempiamo la vaschetta di questo terriccio. Ecco, in questa maniera. Lo livelliamo. Questo è sufficiente per... È sufficiente, sì. E andiamo a passare la talea. Prima di inserire nel terreno è importante bagnarla. Qui ho un bicchiere che ho riempito d'acqua. L'estremità della talea viene immersa nell'acqua. Quindi abbiamo bisogno di stimolare l'emissione di radici. Ci sono in commercio dei prodotti che consentono questo, ci sono degli ormoni cosiddetti radicanti, qui in questo bicchierino ho messo una parte di questo ormone radicante, andiamo a immergere, a bagnare la talea nell'ormone radicante, facciamo cadere la parte in esubero di ormone e quindi, ultima operazione, infiliamo la talea fino in fondo, sì sì. E così possiamo procedere a prepararne delle altre. Ora che succede? Noi prepariamo delle altre, ma immaginiamo quanto bisogna annaffiarle. Bisogna bagnare il contenitore e
per consentire la conservazione dell'umidità all'interno, creiamo un effetto serra. Basta utilizzare un'altra vaschettina riporla. Perché c'è bisogno di umidità, sì, però anche di protezione. No? Dobbiamo creare l'umidità, poi questa che farà? Evaporerà, si poggerà sulle pareti in alto e ricadrà mantenendo costante l'umidità all'interno di questo contenitore, che va posto in un luogo che sia luminoso, un luogo che sia riparato, caldo, ma non esposto direttamente al sole. In questo modo avremo, la vaschetta è trasparente, ci consentirà di vedere quando si sono formate le radici, le vedremo nel momento in cui si sono formate, vedremo i capillari, i nuovi capillari all'interno. Caspita, e quanto tempo passerà? Per curiosità, per dire, è andato tutto bene, no? Diciamo che il tempo per la preparazione delle radici può variare in base alla tipologia della pianta, ma in genere in 20 giorni, un mese, possiamo ottenere delle piantine già autonome. Fantastico. Che poi andranno separate, staccate. Aspetta, non so se si vede meglio di qua. Ma una volta fatto questo, chiudiamo, io sì, cosa possiamo faccio anche poi? Bloccare, se vogliamo, con un punto metallico, ecco qui. Addirittura tu, vabbè, sì, lo stai chiudendo. Se no, vogliamo. Ma dico, ma poi quando io ho capito che è il momento di passare. Avremo modo di vedere che la talea qui è riuscita. Nella torba vedremo le bianche, le radici bianche nuove della piantina e capiremo quindi che è il momento di separare la piantina. Che bello, quanta passione e quanta sapienza, Francesco Intini, grazie davvero.